di Mamma Formiga e Gigiolino, secondo Daily Vlog. Ci vediamo dopo la sigla. Sul canale oggi secondo Daily Vlog, un'altra mezza giornata insieme a me. Faremo ancora un po' di pulizie, prepareremo il pranzo e caricheremo la lavatrice e l'asciugatrice. Scaricheremo l'asciugatrice che ho caricato ieri sera e se riusciamo sistemiamo il tinello. Cambiamo il copridivano, puliamo sotto il divano, puliamo il divano. E sono le 8:30. Ho già preparato il tè per la colazione. Adesso faccio colazione e poi iniziamo. Allora, come vi dicevo, andiamo subito in bagno. Carichiamo la lavatrice e scarichiamo l'asciugatrice. Scusate la confusione, ma ancora stamattina non ho quasi fatto nulla. Devo dare una sistemata anche sopra la lavatrice e l'asciugatrice e dare una pulita in bagno. E questo signorino si è appena svegliato. Adesso andiamo a finire i compiti di matematica appena si sveglia un altro pochino perché lo vedete un po' stordito, che ieri li abbiamo lasciati a metà perché a un certo punto non ci ha capito più niente per quanti glieli ha lasciati, vero Nicolò? Sì. Allora andiamo a svuotare la lavatrice che nel frattempo è finita e poi andiamo a sistemare i vestiti che abbiamo nella stanza di là. E nel frattempo penso pure a cosa preparare per pranzo.
a sistemare di là i vestiti. Prepariamo il pranzo. Oggi ho deciso di fare la pasta alla boscaiola. Andiamo No, ai sono fornelli. bimbi. No, sentite bimbi oggi. Oggi Oggi bimbi riposo. bimbi riposo, andiamo ai fornelli. Guardate. Guardate. Due ventole, in una prepareremo il sugo, nell'altra metterò adesso i funghi ad ammollare. Ho fatto riscaldare l'acqua e ho messo i funghi a bollo nell'acqua calda. Compro questi qua al supermercato, poi uso il ragù già pronto della Star per fare il sugo perché non avevo salsiccia. Per fare la pasta alla boscaiola ci vuole la salsiccia, quindi però mi preparo lo stesso soffritto con la cipolla grattugiata, ne grattugio un pochino giusto per insaporire un po' l'olio e la faccio soffriggere per un po'. Poi aspetto che i funghi si ammollano e li faccio cucinare insieme alla cipolla. Sono passati una decina di minuti, i funghi sono pronti, quindi li vado a tagliare con le forbici e li metto nel nostro soffritto di cipolla. Come vedete li taglio in tante parti, sono belli morbidi, li faccio cucinare un po', aggiungo un po' del loro brodo dove li ho fatti ammollare. Nel frattempo prendo un po' di prezzemolo e glielo aggiungo, li faccio cucinare un pochino, perché sono già morbidi, e gli aggiungo il ragù già pronto. Aggiungo anche un po' d'acqua e lo lascio cucinare finché non si rassoda un pochino. Gli aggiungo un altro po' di prezzemolo e ultimo la cottura. Giro e spengo. Abbasso la fiamma, faccio cucinare un altro po' col coperchio. Poi spengo la fiamma. Thank you.
avessi finito di piegare tutto, ma invece ho uscito l'altra asciugatrice di vestiti, quindi adesso li vado a stirare insieme agli altri che ho stirato stamattina. Aspettate, vi devo far vedere una cosa. Vuole mostrare qualcosa? Andiamo a vedere cosa. Questo Guarda che mi ha combinato su quel tappeto del salone. E quella scatola la possiamo buttare? questa qua. Eh? No, è la mia casa. È la tua casa. Qua c'è una pecora che devo ammazzare. Così mangio le Va bene, io vado a stirare. pecore. Saluta. Ciao, però io devo trovare una cosa. Vai a trovare. Thank you.
mettendo il copridivano, diamo una spazzata dietro al divano e davanti al divano e poi ci salutiamo. Mi fermo qui perché già si è fatto buio. Ho fatto pochissime cose oggi di quello che avevo preventivato. Ci vediamo dopo domani con un nuovo vlog che farò insieme al vlog della vigilia di Capodanno e Capodanno. Sicuramente la vigilia mangeremo a casa di mia mamma. Io oggi è 30. La vigilia di Capodanno è il 31, perché Capodanno è il primo. Oh. Stai facendo? Dovevamo fare i compiti, adesso ci sediamo e ci facciamo compiti di matematica. Quindi ho stirato oggi che non era preventivato, fatto lavatrice e asciugatrice, c'è ancora qualcosa da sistemare di là in cucina che chi? Nicola vuole sapere i vostri segni zodiacali. E niente, domani è il 31, la vigilia di Capodanno. Faremo insieme il menù per la sera. E poi non lo so, poi vedremo. Niente, per oggi vi saluto con il secondo giorno di vlog, il secondo daily vlog. Poi farò il week vlog, che sarà venerdì, sabato e domenica. E ci rivediamo lunedì, se tutto va bene, con il nuovo daily vlog. Un bacio, un abbraccio e al prossimo video. Ciao!